Vediamo che cosa ne esce con il super ospite in braccio. Incominciamo. Bentornati sul canale. Oggi nuovo video per parlarvi dei prodotti che ho finito nel mese di maggio. Qui con me, anche se non lo vedete, ho il super ospite Vignè in braccio a me che sta rosicchiando la cesta dei finiti. I finiti di questo mese non sono tantissimi, ma era prevedibile. Visto che il mese scorso vi ho tediati con un'ora di video, niente, io direi di cominciare subito. La location è abbastanza incasinata, però, come avrete notato, i video sono pochi, non riesco a stare dietro al canale se non con gli appuntamenti consueti dei finiti, degli acquisti naturali, questa tipologia di video, perché comunque sono completamente assorbita dall'educazione a Bignè, di cui vedete un orecchio, perché appunto sta imparando, ha 4 mesi compiuti, sono impegnata appunto a insegnargli in gran parte tutta la storia dei bisognini, e quindi non è semplice avere un cucciolo in casa, anche se lui è veramente veramente bravissimo. E niente, quindi spero, anche se poi con la fine di giugno finiranno le scuole, quindi anche lì ci sarà qualche cambiamento, vedremo insomma un po' come riorganizzare il discorso del canale. Allora, iniziamo subito a parlarvi dei finiti, spero di riuscire ad estreggiarmi con questa creatura, mordicchiosa. Allora, iniziamo come al solito dalle mie molteplici salviettine. Allora, vi faccio vedere tutte le salviettine che ho finito. Allora, come al solito, queste qua che sono sempre le mie preferite, non queste nello specifico, ma queste con la chiusura di plastica. Queste Soft Clean all'olio di argan, salviettine baby 64 pezzi, acquistate credo al Tigotao, all'acqua e sapone. Sapete che io le compro sempre in offerta quando le trovo, perché le utilizziamo tantissimo. Queste sono di Sien. Profumazione argan, salviettine mille usi umidificate. Queste le trovate alla Lidl come ogni prodotto Sien. Non sono salviettine che mi hanno entusiasmato moltissimo per la profumazione. Adesso ho riacquistato quelle nella variante aloe vera. Comunque, insomma, come al solito, da tenere in borsa, per pulirsi le mani vanno sempre bene. E poi ho queste salviettine che compro al mio supermercato sotto casa, queste di Primia, salviettine mille usi, profumazione non troppo gradevole, non è che mi hanno entusiasmato più di tanto, ma ce le siamo fatte andare bene. Tra le salviettine ho questo mese da mostrarvi, tutte le, insomma, amanti dei cani, ma anche dei gatti, segnalo queste salviettine di Vita Craft, è un'azienda, una marca che produce moltissimi prodotti per animali. Io utilizzo queste salviettine mille usi con antibatterico per pulire Bignè, anche se comunque il veterinario mi ha detto proprio ieri di non abusare tantissimo di salviettine, utilizzarle al massimo un paio, scusate, mi vengono degli attacchi di prurito, utilizzarle al massimo un paio di volte alla settimana, e poi comunque tra qualche giorno procederemo anche con il primo bagno di Bignè, che ne ha un gran bisogno. Poi, sempre a proposito di amanti degli animali, ma anche mamme di bimbi, questi telini cambio di Lupi Lu, anche questi che acquistate sempre al Lidl, sono delle traversine, una confezione da 10 pezzi, hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Io le ho utilizzate per Bignè, insomma, le ho dislocate in vari punti della casa appunto per abituarlo a fare la pipì sulla traversina, anche se comunque, adesso non voglio aprire un'altra parentesi, il veterinario mi ha caldamente sconsigliato questa pratica, perché è un modo affinché il cane non impari più a fare la pipì fuori di casa.
E quindi, scusatemi, arrivano dei messaggi e quindi niente, adesso queste le ho finite, ho tenuto soltanto qualche traversina in emergenza per la notte, però voglio sperdere questa abitudine affinché appunto Bini impari al più presto a fare tutti i bisognini fuori. Allora, finiti questi assorbenti, li Nessidea Liberty, sono gli assorbenti che compro e ricompro da una vita, sono quelli classici, questa forma anatomica, questi non hanno le ali, so che molte li trovano scomodi, scomodi più che altro perché è un tessuto che potrebbe provocare irritazioni, però veramente credo che nel tempo comunque siano cambiati questi assorbenti perché io non sono super delicata, ma ogni tanto vado incontro a qualche irritazione durante e dopo il ciclo, ma non è sicuramente dovuta a questo tipo di assorbenti che io vado a comprare e ricomprare. Ne ho fatto scorta perché li avevo anche trovati in offerta al Tigotà. Poi, finita, ogni tanto ve la mostro, una confezione di acqua ossigenata, questa è della marca del mio supermercato, vi avevo già parlato molti video fa che io, del fatto che io utilizzo l'acqua ossigenata come il miglior colluttorio, questo è un consiglio del mio dentista, che saluto, un bacio Pierangelo. E niente, questa potete usarla pura o diluita per sciacquarvi la bocca a seconda insomma delle esigenze che avete. Nel frattempo Bignè continua ad agitarsi. Puoi anche andare giù e non sei mica obbligato a stare qua a mordicchiare. Eccolo ragazze, eccolo qua il patatone. Top, vai avanti a mordicchiare allora se vuoi stare in braccio. Quindi vi dicevo, è il miglior colluttorio esistente ed anche il più economico, oltretutto, quindi moderate la quantità in base alle vostre esigenze. L'unico neo vi lascia, ovviamente essendo acqua ossigenata, un pochettino di schiumetta in bocca, però non dà assolutamente alcun fastidio. Poi finite queste vitamine RDA Vit Supra, queste sono state acquistate da mio marito, un integratore appunto vitaminico a mo' di non Supradin, com'è che si chiama quello multivitaminico? Supradin, non me lo ricordo più. Questi è marchiato insomma una delle farmacie da cui ci serviamo, 50 compresse, multivitaminico e multiminerale, appunto era stato acquistato da mio marito che è un po' la malattia degli integratori, delle vitamine, poi lui l'ha mollato lì, come spesso succede, ho finito io la confezione, anzi l'ho consumata quasi totalmente io. Non lo so, se vi devo dire che mi hanno fatto sentire una bomba di energia, vi direi una bugia. Probabilmente gli integratori vanno presi per un periodo di tempo più lungo, senza però comunque che si vada a superare il tempo consigliato. Non lo so, se siamo in cambio di stagione, in teoria non si capisce. Comunque questo è il marchiato della mia farmacia, quindi difficilmente lo troverete. Poi, finita ancora una volta una candela, questa era la profumazione Gelsomino, vedete è finita quasi del tutto, è finita bene. Questa qua della marca Ladino, le solite candele che io compro al Tigotà in offerta. L'altra volta vi avevo mostrato quella alla lavanda, stavolta vi mostro quella al gelsomino. Come sapete, sono una grande utilizzatrice di candele, dà una buona profumazione, abbastanza soft, abbastanza leggera, quindi come piace a me. Allora, finito, che in realtà non è finito, questo smaltino di Sien che non utilizzerò mai più e che finirà direttamente in pattumiera, era una degli smaltini usciti diciamo in edizione limitata negli ultimi tempi, questo era della colorazione nude apricot con effetto matte, non mi è piaciuto per niente, l'effetto matte di questo colore rosino è veramente pessimo, cioè sulle mie unghie, almeno secondo me, a me sulle mie unghie non piaceva per nulla e soprattutto si va a sbeccare nel tempo di un amen, cioè il giorno dopo era già rovinato. A parte che anche se ho sentito alcune youtuber abbastanza
che hanno molti seguiti, non dico famose, ma che hanno molti seguiti, parlare super bene degli smalti della Sien, io dico di no, hanno un piccolissimo prezzo, ma una qualità veramente molto bassa, a meno che non abbiate tempo continuamente di rimettervi lo smalto più e più volte a settimana. Poi, finito un pochino questo contorno occhi che avevo ricevuto, è a fuoco, speriamo di sì, a parte ve lo dico io, che avevo ricevuto in omaggio da Susy di Magia di Sapone, è un contorno occhi di Arca Botanica, un'azienda che non conoscevo, ho chiesto a Susy di darmi da provare, insomma, qualche cosa di nuovo, sapete, poi io, contorno occhi è un prodotto di cui sono abbastanza fanatica, visto l'avanzare dell'età, e quindi avevo chiesto a Susy di farmi, insomma, di mandarmi qualche campioncino, insomma, farmi provare qualcosa, e lei, come al solito, è stata così gentile da farmi un pottino perché non aveva campioncini disponibili, quindi ne ho avuto una buona quantità, l'ho provato almeno per una settimana consecutiva, un contorno occhi carino, assolutamente idratante. Non ha delle proprietà particolari, rigeneranti, nutrienti, antirughe, insomma, non, sul mio contorno occhi non ha avuto nessun effetto strabiliante o particolare. Però, se non avete delle esigenze particolari, se vi basta un prodotto semplicemente idratante, sicuramente fa il caso vostro. Può essere che, andando poi nella stagione calda, sia comunque, un buon contorno occhi. Allora, finito questo doccia schiuma di Balea, questo l'avevo acquistato al DM, Balea olio doccia per pelli molto secche, una confezione abbastanza grande da 300 ml, che ho terminato, l'abbiamo utilizzato sia io che mio marito, non mi è piaciuto tanto, innanzitutto non ha nulla dell'olio doccia, è un detergente in crema, una cremina, sì, non particolarmente densa, ma sicuramente non è un olio doccia. Pelli molto secche, idrata e rende morbida la pelle, ma insomma, anche no, nel senso che sì, non è un detergente doccia come succede con alcuni detergenti che vi va a seccare la pelle, però sicuramente non posso dire di questo detergente che vi dia un primo step di idratazione, perché no, è giusto un prodotto carino, un prodotto lavante, ovviamente quella è la sua funzione, la profumazione è gradevole, quasi borotalcata, anche se non è una profumazione che mi ha fatto svenire. No, appunto, come vi dicevo, non ha nulla dell'olio doccia, per cui sicuramente, al di là del fatto che Balea ha una vastissima gamma di doccia schiuma, bagnoschiuma, mousse, eccetera, quindi tantissimi prodotti lavanti, questo qua sicuramente non è un prodotto che andrò a ricomprare. Allora, non sono monca, ragazze, è che ho qua Bignè infilato nell'incavo del braccio che si è stufato di mordicchiare, probabilmente ora si addormenterà. Allora, finito questo detergente intimo della Bioteca Italiana, detergenti intimo, elicriso e olio di mandorle, certificato ICEA, come vedete, questo l'avevo trovato in un cestone all'acqua e sapone e l'avevo pagato tipo 99 centesimi per 250 ml di prodotto, non mi è piaciuto. Non tanto perché non sia, un detergente intimo discreto, assolutamente fa la sua funzione di intimo, sì, è certificato, quindi è delicato, non mi ha mai provato, non mi ha mai provocato irritazioni oppure secchezza della zona, però è un prodotto abbastanza insignificante, e soprattutto che ha una profumazione nauseabonda. Quando leggo elicriso sono sempre un po' titubante perché ha una profumazione pungente forte che a me non piace. Qui devo dire che nemmeno si sentiva l'elicriso, era quasi totalmente olio di mandorle, ma dolce, dolcissimo, persino nauseabondo. Il pensiero di tirarmi avanti per mesi, mesi magari no, però di tirarmi avanti per molto tempo
questo detergente anche no, quindi vi dico la verità, per finirlo velocemente, io le ultime volte l'ho utilizzato anche come doccia schiuma, forse era quasi meglio come doccia schiuma che come detergente intimo, comunque sì, era ottimo per il prezzo, però insomma anche no, anche se dovessi ritrovarlo in offerta non lo andrei a ricomprare. Mi è invece piaciuto moltissimo questo detergente della Equilibra, gel detergente micellare viso purificante all'aloe di Equilibra. Questo è un detergente che ormai conoscerete tutte, che si trova non solo nei vari Tigotai, acqua e sapone simili, ma ormai anche nella grande distribuzione. Spesso lo trovate in offerta all'Ipercoop, spesso va in offerta all'Esselunga quando c'è il volantino bellezza, buonissimo. Allora, a me è piaciuto tantissimo, ha un profumo fresco di aloe, è delicato, qui la confezione dice 20% di aloe vera, acido ialuronico, kiwi e mela verde, senza parabeni, siliconi, petrolati, PEG, oli minerali e paraffina. Infatti, si tratta di un prodotto che non è biologico, non è certificato, ma ha un buonissimo INCI. Come vi dicevo, mi è piaciuto tanto per la sua delicatezza e devo dire che l'ho poi rivalutato ancora di più quando negli ultimi tempi, ormai questo era finito, sono passata a un altro detergente, ho notato che ben due detergenti mi hanno provocato un po' di rossori sulla pelle e infatti li ho accantonati e ho aperto una mousse perché mi sono resa conto che in questo periodo la mia pelle ha bisogno di qualcosa di veramente delicato. Quindi ho quasi rimpianto di aver finito questo detergente. Micellare non significa che sia un'acqua micellare, perché sì, non è denso come un gel, ma non è liquido come l'acqua micellare che serve per struccarsi gli occhi. Ha un buon potere pulente, nel senso che vi leva gli ultimi residui di trucco. Io, come dico tante volte, vado a struccarmi, insomma, con tutti i passaggi di struccaggio e alla fine chiaramente mi lavo il viso. Questo mi va a togliere tutti i residui di trucco. L'ho utilizzato in tanti modi con la mia solita spugna di mare, con il foreo, eccetera, eccetera. E mi è piaciuto, insomma, in tutti i modi. Quindi, se lo trovate in offerta, piuttosto che prendere i soliti detergenti da supermercato che sono pieni di schifezze, con neanche 5 euro vi portate a casa un detergente molto buono. Allora, finita, adesso ho cambiato braccio perché Bignè si è sistemato dall'altra parte. Finita questa maschera viso di Guapa Cosmetics che io ho adorato, maschera viso purificante all'argilla verde, vitamina PP e acido azelaico. Adesso ve la apro e vi mostro com'è fatta, anche se ve ne avevo, credo, già parlato tra i miei prodotti preferiti. È una mini size perché io avevo preso la confezione dalla travel size, qui c'è scritto due applicazioni. In realtà credo di aver utilizzato questi, vediamo quanti ml sono, se ve lo trovo ragazze, ovviamente non lo troverò perché non compare in modo agevole. Vabbè ragazze, portate pazienza, tanto lo trovate sicuramente sul sito EcoBioBella la descrizione di questa maschera. Mi è piaciuta tantissimo. È una maschera purificante che contiene argilla verde, ma nonostante appunto sia purificante, abbia questa argilla e si può pensare che abbia un'azione un po' più strong rispetto all'argilla bianca o all'argilla rosa, questa maschera è super super delicata. Anche in questi periodi che vi ho detto che la mia pelle si è arrossata anche solo con l'uso di un detergente magari un po' troppo forte, non ho avuto nessun problema ad utilizzare questa maschera, che sicuramente quando avrò smaltito un po' di maschere andrò a ricomprare in full size. È stato un ottimo acquisto quello. Mi piace quando le aziende, insomma, propongono i loro prodotti anche in mini size o travel size, perché sono ottimi ottimi modi per provare più e più volte il prodotto. Quindi
Mentre con un campioncino ci si fassi un'idea, ma un'idea relativa, con una travel size il prodotto si usa più volte, quindi è facile farsi un'idea che poi è quella corretta. E quindi, insomma, devo dire che è una maschera che mi è piaciuta tanto, me l'aveva consigliata Alessandra perché appunto mi aveva detto che nonostante la presenza di argilla e che contenga la dicitura purificante, posso dirvi che è una maschera anche lenitiva, vi lascia una pelle veramente super liscia, super morbida e anche luminosa, buonissima, una delle migliori maschere in crema che io abbia mai provato. Allora, non posso dire invece la stessa cosa di questa Acti Mask che avevo trovato in un totem, in un espositore alla Lidl. Non erano neanche state pubblicizzate a volantino queste maschere, io mi ero ritrovata questo espositore e ne avevo presa qualcuna di queste in tessuto e qualcuna in crema che però non ho ancora utilizzato. Questo mese non ho neanche avuto tempo di farmi tante maschere, ragazze. Allora, mi sono fatta due appuntini, ho scritto: il tessuto è molto buono, è doppio, infatti ricordo che fosse diciamo conservato, preservato da una sorta di retina, quindi insomma hanno fatto anche, cioè, una maschera insomma studiata molto bene, che almeno visivamente si presenta molto bene. Oltretutto la maschera era divisa in due parti, non so se qua si riesce a vedere per farvi capire com'era, cosa che comunque rende secondo me molto facile l'applicazione perché è più precisa, riuscite a sistemarvi bene una parte della maschera e poi andate insomma ad applicare sul viso l'altra metà. Quindi, però, nonostante questa pensata della retina che va a preservare la maschera, dell'averla divisa in due, è una maschera molto collosa, che mi andava anche a pizzicare, un po' il viso, insomma, dopo poco tempo dall'applicazione. La misura, era giusta giusta, cioè era proprio, a pelo, non era una maschera piccola come mi è capitato con, ad esempio, la maschera di Skin Station, però non era neanche una maschera eccessiva grande, quindi diciamo che era misurata, però anche quando l'andate a togliere vi resta tutta questa colla sul viso, cioè non la sensazione di appiccicaticcio, proprio questa sorta di colla della maschera, che non, insomma, non è assolutamente piacevole. Oltretutto era talmente collosa che togliendo la parte superiore, mi ricordo, mi ero fatta la ceretta a un sopracciglio. Per fortuna soltanto qui nella parte superiore, però si erano strappate parecchie sopracciglia, insomma, diciamo che non mi è andato a rovinare il disegno del sopracciglio, però anche no. E soprattutto dopo tutto questo po' di spiegazione non fa nulla, nel senso che farla, non farla, questa era una maschera, non vi ho detto le sue caratteristiche: perle naturali, accelera il rinnovo cellulare, illumina, no, anche no, non ho avuto nessun effetto, nemmeno quello idratante, che è quello che si insomma chiede quantomeno ad una maschera. No, veramente pessima, non ho idea di come sarà quell'altra che ho tra le maschere, però se è così, insomma, sicuramente andrà bocciata anche quell'altra. Allora, finita questa maschera di Iroha, maschera viso in tessuto illuminante alla vitamina C e acido ialuronico. Questa ricordo di averla comprata all'Esselunga, non mi ricordo se nel periodo del famoso volantino bellezza o da sola, cioè o fuori volantino. Mi è piaciuta questa maschera. Beh, non mi sono fatta appuntini perché l'ho utilizzata da poco. È talmente tanto imbevuta di liquido, cioè trovate proprio l'acquetta qua alla fine della bustina, che ricordo di aver riposto la maschera e averla fatta anche la sera successiva. Ovviamente se siete abituate a questa pratica, non tenetegli le maschere giorni e giorni, fatele 2 giorni consecutivi, perché proprio per un discorso di conservanti
Non è cosa tenere più e più giorni i prodotti così aperti in frigorifero. Con vitamina C, appunto, e acido ialuronico, sì, è davvero illuminante, sì, è davvero idratante. Ricordo di averla fatta senza averci dedicato tantissimo tempo. Errore mio è stato metterla in posa mentre mi asciugavo i capelli, perché era appunto talmente tanto imbevuta di prodotto che andava comunque anche a sgocciolare tutta. Però è buona, sicuramente un buon potere idratante, un discreto potere illuminante. Non è nemmeno questo un prodotto biologico, però mi è piaciuta abbastanza. Infine ho finito questa maschera capelli di Alverde, Nutricare 5 in 1 Bio Argan, anche questo ovviamente trovata al DM. Sono delle confezioni monodosi, ma volendo anche bidosi, che appunto io avevo trovato al DM. Nutricare maschera per capelli BB 5 in 1 con mandorle Argan. Vi leggo che cosa dice: un balsamo di bellezza per capelli secchi e crespi, liscia la superficie capillare, contrasta la secchezza con olio di argano, olio di mandorle e di jojoba, con efficacia 5 in 1, più facile pettinabilità dei capelli bagnati, maggiore flessibilità, nutrimento senza pesantezza, morbidezza, setosa, lucentezza. Confermo tutto, questa la mettete in posa. Al posto del balsamo, qui dice che il tempo di applicazione va dai 5 ai 10 minuti, da fare una o due volte alla settimana. Io l'avevo lasciata in posa circa 5 minuti, il tempo di farmi lo scrub e la doccia, poi l'avevo sciacquata. Vi lascia i capelli, ma ha un profumo buonissimo. Questa, quando torno all'IM, la voglio ricomprare, perché anche da portarsi via, insomma, in caso di una vacanza, in caso di, insomma, un viaggio, tenersi un paio di bustine di questa maschera è veramente ottima e sicuramente la ricomprerò. Appunto, vi stavo dicendo, vi lascia veramente i capelli super morbidi, ha anche un discreto potere volumizzante, che appunto non è nemmeno la sua funzione. Poi sapete, io con i miei capelli così dritti faccio fatica, insomma, se non do almeno un giro di piega, a dare un po' volume, insomma, quella che è la mia acconciatura, diciamo, acconciatura, una parola grossa. Veramente li lascio i capelli super morbidi e esattamente come si dice sulle indicazioni, per nulla appesantiti, insomma. E se lo dico io, che insomma i miei capelli diciamo che non tollerano i prodotti troppo pesanti, perché appunto poi si vanno a schiacciare e appesantire quasi in tempo zero. Allora, io avrei già finito, questi sono i miei prodotti che ho finito nel mese di maggio. Come vi dicevo, non sono stati tantissimi. Vediamo come andrà l'utilizzo di prodotti nel mese di giugno. Io spero comunque di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche consiglio, qualche spunto. Vi saluto e se vi va, ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti, ciao!